adesso a prescindere dalle situazioni che si sono create in passato, nelle quali La situazione è molto seria e critica, a dirlo è Attilio Solinas, presidente recrudescenza di della attacchi Commissione Sanità Umbria, riferendosi alla politica della regione e non solo. Per Solinas bisogna evitare le elezioni in questo momento, andare a votare adesso significa consegnare il paese alla destra. Parlando poi della politica regionale dell'Umbria, rispondendo alla domanda su Andrea Fora, ha detto: "Io non lo conosco personalmente, purtroppo ha un processo per un'accusa abbastanza seria. Candidare una persona che ha un processo, secondo me, non è opportuno." La Federazione dei Movimenti delle Liste Civiche Umbre di centro-sinistra che ci sono non ritengono Fora la persona giusta. Che la federazione dei movimenti e delle liste civiche umbre che si sono federate in questi ultimi giorni e che si vedranno riunite in un'assemblea giovedì alle ore 16 al Park Hotel, giovedì prossimo, giovedì 22 se non erro, non ritengono Fora la persona giusta in questo momento, proprio per i motivi che dicevo prima.